Hola, io sono Marcus Cron e questo è un breve tutorial per automatizzare il processo del Quesitum. Vediamo come funziona. Ecco il nostro Quesitum. Il Quesitum per funzionare ha bisogno di carta e di materiale da consumare. La carta viene creata tramite questa farma automatica di canne da zucchero. Il block breaker con un segnale redstone inviatogli dai pneumatic tube, dai redstone pneumatic tube, scusatemi, e dal timer rompono il blocco che hanno davanti. In questo caso facciamo una prova. Il blocco che hanno davanti sarà quando crescerà il blocco successivo alla canna da zucchero. Voilà! La canna da zucchero viene inviata tramite i redstone tube dentro questa cassa. La ributtiamo inside. L'impianto logistico, il provider, fa vedere a tutto l'impianto che dentro questa cassa c'è questo oggetto qui. Quindi quando qualche altro impianto logistico... strabordato, ne abbiamo fatta troppa. Quando dentro questo impianto logistico c'è una richiesta di carta, il provider gliela fa vedere. Subito dopo, il crafting logistic pipe dice che con 3 di canne da zucchero possiamo fare 3 di carta. Ecco qui la formula. Perfetto, continuiamo. Una piccola delucidazione, non li ho messi sotto o qui vicino, perché questi qui, come le librerie, i cervelli nella giara, come le librerie, hanno bisogno di un cubetto di spazio per inviare il loro, diciamo, bonus al Quesitum. Ecco la carta. Il supply provvede a richiedere all'intero sistema la carta quando è necessaria. Guardiamo adesso. La canna da zucchero parte, i fogli partono. Quindi avremo sempre carta. Perfetto. Vediamo invece questo piccolo generatore di cobblestone. Lo stesso procedimento. L'acqua invade questa galleria, la lava quando cerca di straripare crea i blocchi di cobblestone e questi 4 block breaker con un segnale redstone la rompono e ce la mandano dentro questa cassa che si sta riempendo. Alla stessa maniera di prima, questo provider fa vedere all'intero sistema che c'è della cobblestone qui dentro. Quindi quando il supply che abbiamo posto sotto il Quesitum gliela richiederà in blocchi a 64, lui provvederà ad inviarla. Una piccola dimostrazione. Eccoli. Perfetto. Signori, detto ciò, posso completamente affermare che nel momento fatto questo impianto, che potrebbe sembrare dispendioso o complicato, ma non lo è, potremo ottenere una grande quantità di fragment senza fare più nient'altro, senza dover stare dietro al Quesitum e continuare a mettere materiali e continuare a interessarci di lui. Quindi potremo continuare a giocare e interessarci ad altri aspetti della Technic Pack e successivamente tornare, trovarne almeno qualche centinaio, e a quel punto potremo metterci a ricercarle proprio in questa maniera e ottenere tutti gli oggetti della Towncraft. C'è da dire soltanto un'altra piccola cosa. Vi direte, sì, però io posso creare soltanto Fragment of Soul. Non c'è problema. Sostanzialmente, a parte che qui già ce n'è creata una diversa, una Taint. Sostanzialmente, quando avremo ricercato tutti gli oggetti di un tipo, bruciando questi, ci darà gli stessi di tutti gli altri 3 tipi di oggetti. Spero di essere stato utile, se così è stato e se questo breve video vi è piaciuto mettete mi piace. Altrimenti commentate e ditemi cosa non avete capito, sono sempre a disposizione. Io sono Marcus Cron e ci vediamo alla prossima, ciao!